Ciao a tutti, buonasera, qui c'è un appuntamento con il mio salotto culturale. Questa sera la mia ospite, che ho corteggiato a lungo, che è una collaboratrice di una amica, Michela Tanfoglio, che è già stata mia ospite in diverse occasioni. Daniela Schembri-Volpe, benvenuta. Grazie Paolo, buonasera anche a te. Dicevo, tu sei in duplice veste, perché con te abbiamo l'occasione di parlare dei tuoi libri, ne hai pubblicati Certo. diversi, molti dedicati alla città di Torino, che è una città che io non ho mai fatto mistero, amo moltissimo. Però tu di lavoro fai anche, come Michela del resto, l'editor ed è un'occasione insperata perché diciamo che sono tante le cose che si dicono, di cui si scrive sul mondo editoriale, sul mondo Certo. della scrittura, c'è chi dice tutto e il contrario di tutto, quindi magari io dico sempre è utile avere un parere anche da chi in quel settore ci lavora, ha una sua Certo. professionalità. E chiaramente, secondo me, almeno può offrire un punto di vista. Poi ognuno, io ho sempre detto, ognuno è liberissimo, Oh, padronissimo di assolutamente. autopubblicare, di pagarsi un editore. Io non sono assolutamente d'accordo con l'editoria a pagamento, però ognuno faccia quello che crede più opportuno. Io semplicemente mi limito a offrire dei punti di vista. Poi continuo a dire, ognuno è padronissimo e liberissimo di fare quello che vuole. Daniela, io in prima battuta ti faccio la domanda che faccio a tutti. Al momento iniziale, cioè raccontaci qualcosa di te. Tu hai avuto una vita molto intensa, hai viaggiato, hai vissuto in tante parti del mondo, una cosa che a me piace, tanto che io amo viaggiare. Allora, di me, cosa posso dire? Che io sono perennemente un leone in gabbia, nel senso che il mio status preferito è quello del nomadismo, perché mi piace molto viaggiare e non sono affatto stanziale, anche se il mio mestiere presupporrebbe una certa stanzialità, perché l'editor sta alla scrivania, sta al PC. Però io trasformo tutto in nomade perché il PC me lo porto dietro, il lavoro me lo porto sempre con me e quindi sono una persona che ama molto la libertà, ama molto viaggiare, ho vissuto all'estero, questo mi ha dato un'apertura mentale diversa e che mi ha aiutato molto nella vita, nella socialità, nel rapporto con gli altri. Sono una persona molto, molto aperta e questo mi ha aiutato anche nel lavoro, anche proprio nel mio lavoro di editing, di editor, quando devo entrare tra le righe, tra lo scritto, tra i significati, ho forse un briciolo di capacità in più, proprio per queste mie esperienze. Ho vissuto a Bangkok, ho vissuto a Istanbul, ho vissuto a Madrid, in Tutte tante città altre meravigliose che io ho visitato da sì. turista, non ci ho vissuto, però devo dire veramente bellissime, bellissime cose. Sì, alcune sono proprio megalopoli, certo, qualcuno fanno un po' paura, però poi c'è un mondo da scoprire perché Bangkok o Istanbul, insomma, sono due città talmente affascinanti che ogni giorno sei alla scoperta di qualcosa di nuovo riguardo alla cultura, all'architettura, alle arti, alla storia e mi ritengo insomma una persona fortunata sotto questo aspetto, Verissimo, assolutamente. anche perché, ripeto, sono posti veramente meravigliosi. Anzi, siccome in questo periodo che ci speriamo lasceremo presto alle spalle, si è parlato tanto di attività essenziali, non essenziali, ecco, secondo me il viaggiare non è un'attività non essenziale. Attenzione a quello che ho detto, non Esatto. negazione, cioè affermazione, perché come dicevi giustamente tu, e io sono pienamente d'accordo, è un qualcosa che ti apre tantissimo la mente, ti aiuta a comprendere Certo, perché tante. viaggio è conoscenza, il viaggio è conoscenza, cioè vabbè, ognuno se lo organizza a modo proprio e secondo il proprio ideale di viaggio. Per me il viaggio è conoscenza, certo, non è stare sulla spiaggia No, ore cioè, oddio, ci può stare se uno magari ha bisogno di un periodo di riposo, però anche sì, per ci me il può viaggio non è. stare. Io per dire, sono stato a Cuba tra i tanti posti che ho avuto la fortuna di visitare. Io so di gente che è andata a Cuba e praticamente ha trascorso 2 o 3 settimane in qualche villaggio vacanze. E gli chiedi: ma di Cuba cosa hai visto? C'erano belle spiagge, bel mare. Beh, a parte che io sono fortunato perché
voglio dire, il mare bello ce l'ho a casa. Però beh, in bisogna. generale, posso dire, avendo visto anche il Mare dei Caraibi, che il nostro, so, non ha niente da invidiare, faccio un po' di pubblicità anche alla mia No, e terra. fai bene perché è vero. No, giustamente. Però contemporaneamente, dico, cioè, tu di Cuba autentica cosa hai visto? Nulla, ecco, quello per me non è un viaggio. Cioè, per me tu non sei andato a Cuba, tu sei andato in un villaggio a vacanze, per carità ci sta, ognuno giustamente sceglie come. Come Sì. ritiene opportuno investire il proprio tempo libero, però a me non è un tipo di viaggio che mi, diciamo, mi lascerebbe soddisfatto, uso questo termine. Anche per me il viaggio è conoscenza e scoperta. A proposito di conoscenza e scoperta, prima di passare a parlare dell'editoria in generale, io vorrei ricordare che tu hai pubblicato diversi libri, in gran parte dedicati alla città di Torino, dove attualmente vivi e lavori. Certo, sì, ho pubblicato 9 libri, ho iniziato a pubblicare con la Newton Compton, con la quale ho anche collaborato, e tra questi libri, diciamo, il capostipite è stato questo tomo enorme che è 365 giornate indimenticabili da vivere a Torino. E questo ha praticamente oltre 700.000 caratteri, ci ho messo, Ci sta. insomma, del mio. Beh, ci credo. E qui ne ho diversi. Un altro che è andato molto bene è stato questo, Keep Calm e Passeggia per Torino, dove ho visto Torino secondo 13 passeggiate, quindi è una Torino un po' romanzata. Ma ho notato che al lettore piace molto non la guida, proprio non parlare di un luogo in modo secco, ma anche quando questo luogo è descritto in modo un po' romanzato. E poi ho proseguito con Le incredibili curiosità di Torino, oppure 101 perché sulla storia di Torino, insomma, potremmo stare tutta la sera qui a parlare di Torino, con Capricorno, ho pubblicato anche Storie segreti delle piazze di Torino, Torino Dark, che qui in questo momento non ho sulla scrivania, e poi come editor mi sono cimentata nella scrittura di un thriller. Ah. Perché ho detto Killer Tattoo, la strana coppia che è stato nominato nel concorso di Robinson all'Allegato della Repubblica la scorsa estate, e a forza di editare i polizieschi, i noir, i gialli, i thriller degli altri, ho detto adesso Scrivo boh, uno anch'io. ne scrivo uno anch'io. Di questo sto scrivendo il sequel perché mi sono divertita tantissimo. Non è facile creare una trama thriller, e soprattutto una trama che si distacchi un po' da tutto questo marasma di noir e di poliziesco che ci arriva sulle scrivanie, perché con tutte le fiction TV, gli autori, insomma, chi ha voglia di scrivere si sta cimentando moltissimo col giallo, col poliziesco, quindi c'è sempre lo stesso format, l'ispettore, la scientifica. E io dico sempre: staccatevi da questi format delle fiction, perché una cosa è scrivere un noir e un'altra cosa è una sceneggiatura per una fiction. E insomma, ce ne sarebbe da dire. Guarda, diciamo che già, senza che io te l'avessi cominciato a chiedere, hai già dato un consiglio, secondo me, molto utile, perché è certamente il genere noir thriller. Io personalmente credo che non sarei, cioè non è che non sarei in grado, forse non è un genere che attira la mia attenzione come lettore, assolutamente sì, Sì, Io sì, sto sì. parlando in questo caso come autore, non credo che lo scriverei perché probabilmente è un qualcosa che non mi appartiene, come per esempio la poesia o Certo. la fantascienza. Però quello che dico io e sono importanti, ecco, questo è un primo esempio di quei consigli, di quei suggerimenti, di quegli spunti che secondo me sono importanti. Sì, anche perché la fiction è molto veloce, ha dei tempi molto ristretti, per cui a volte quello che compare nella fiction non è esattamente l'iter che si userebbe in polizia giudiziaria o che userebbe la scientifica.
cioè è fatto tutto in modo molto dinamico, molto veloce, perché è una fiction, non è un romanzo giallo o noir, dove invece tutte le dinamiche devono combaciare, devono corrispondere, perché ci deve essere coesione e soprattutto coerenza. E spesso ci capita che questa coerenza nel testo che ci arriva sulla scrivania non c'è, e quindi là, quando c'è un nodo della trama che non combacia, che non convince, lì crolla tutta la struttura del poliziesco, perché non diventa poi più credibile. Quindi, se si vuole scrivere un noir, un poliziesco, studiarsi bene la trama a priori e fare in modo che ci sia coerenza tra un passaggio e l'altro, perché diversamente non verrà mai pubblicato, è ovvio. Cioè non... E poi, sempre riguardo alla pubblicazione, è vero, adesso tutti penseranno che voglio portare acqua al mio mulino, ma secondo me l'editing per un testo è assolutamente essenziale, perché un testo editato e presentato a una casa editrice già editato, e se questo viene specificato nella lettera di presentazione del manoscritto, fa in modo che il testo abbia molte più probabilità di essere letto rispetto a un testo che non è stato editato, e Certo. beh, crea molto più interesse, crea considerazione. Sono contento di questa osservazione perché io mi considero uno youtuber da strapazzo, però quello che dico io mi è capitato, siccome ormai sono sul mio canale sono presenti, oddio, non sono mai stato lì a contarle, ma forse se non sono arrivato a 300 poco ci manca. E ho avuto come ospiti autori, autrici, ma ho avuto anche spesso operatori del mondo editoriale, ho avuto editori, ho avuto editor veramente con i quali si è affrontato l'argomento anche editoria in generale. Sappiamo che Certo. in Italia non è facile scrivere, è facile pubblicare, questo bisogna riconoscerlo, però diciamo che è difficile sicuramente arrivare a certi traguardi. Io non sto Certo. dicendo per arrivare a certi traguardi dovete necessariamente andare da Daniela, andare da Michela, perché non faccio pubblicità a nessuno, anzi, dico sempre: No, 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 questa è una però rubrica aperta a tutti. Quindi, chi vorrà venire qua, fosse anche il vostro più acerrimo rivale, è benvenuto o benvenuta. Però, magari avrei capito anche a chi mi riferisco. Però dico no, in però generale. assolutamente da chiunque si vada è assolutamente essenziale che il libro venga editato, perché ha più considerazione. Poi sì, è vero che bene o male quasi tutti vengono pubblicati tra virgolette. Però bisogna anche vedere poi chi ti pubblica, come ti distribuisce, se pubblicandoti ti chiede di comprare un tot dei libri cioè, ci sono tanti meccanismi di pubblicazione, e chi si approccia a questo mondo spesso non lo conosce. E agisce per euforia, agisce per soddisfazione dell'ego, no? Ah sì, che bello, ho trovato questo editore, Pinco Pallo, che mi pubblica, però bisogna valutare molto bene tutto. È un punto che di solito io spingo perché si valuti, è la distribuzione, perché se il libro viene pubblicato ma viene tirato con pochissime copie, non viene quasi distribuito, il tuo libro non esiste in un panorama editoriale dove ogni anno escono migliaia di titoli, dove bisogna sgomitare con i soliti nomi che appena entri in libreria inciampi sopra le pile di libri di Fabio Volo, o insomma di tutti quelli che conosciamo, la Gamberale, insomma. Bisogna non solo essere entusiasti della pubblicazione, ma valutare
come si sta agendo in questa pubblicazione. Cioè, ci sono molti elementi, molti fattori da valutare e io consiglio sempre di rivolgersi a un'agenzia letteraria. Io stessa come editor ho fatto editare, ad esempio, il mio Killer Tattoo, La strana coppia, perché chi scrive a un certo punto si perde un po' nei meandri, è come se a un certo punto avessi una sorta di nebbia di caratteri formata da milioni di caratteri in testa e non riesci più a discernere. Quindi io stessa mi sono fatta editare il libro da un editor, nel mio caso la fortuna che l'abbia editato l'editor più bravo d'Italia, che è Michela Tanfoglio, e mi sono fatta rappresentare da Michela Tanfoglio. Cioè, cosa significa farsi rappresentare da un agente editoriale? Significa che l'agente rappresenterà un libro già perfetto perché editato e lo presenterà a una casa editrice e quindi si avranno più probabilità che il libro vada in lettura, che il libro venga considerato per un'eventuale pubblicazione. Non significa che, essendo presentato da un'agenzia editoriale, assolutamente il libro verrà pubblicato, però si hanno molte chance in più. E io stessa, che lavoro in questo ambito, mi sono fatta editare e rappresentare. Poi a monte consiglio sempre agli autori, quando si cimentano nella scrittura, che nessuno, come si suol dire, è nato imparato. Cioè, fate dei corsi, iscrivetevi a corsi di scrittura, leggete molto, confrontatevi con altri autori, leggete molto i classici. E questo vi aiuterà tantissimo. Le scuole di scrittura ce ne sono molte, e tante anche online, e io consiglio sempre appunto di essere anche un po' umili, no? Di iniziare dal basso e di crescere, perché in giro, a mio parere, c'è poca umiltà. Io penso questo. Sì, diciamo che soprattutto io parlo da autore alle prime armi, mi considero tale ancora oggi, ma se penso a tipo 5-6 anni fa, ancora peggio. Quindi alla fine sì, perché poi forse oggi, diciamo che rispetto a quando ho pubblicato la prima volta nel 2015, sicuramente sono disponibili anche molto. Io veramente all'epoca non avrei neanche saputo, forse dover reperirle molte informazioni. Non è che non ci fosse già la rete, però obiettivamente oggi ci sono molte più opportunità. Il problema è anche però, c'è il rovescio della medaglia, secondo me, cioè quando c'è un'offerta importante, abbondante oserei dire, è chiaro che è difficile anche un po' per chi soprattutto è totalmente inesperto. Probabilmente sapere anche semplicemente come muoversi. Ecco, per fare un esempio, devo fare un corso di, voglio fare un corso di scrittura, poniamo. Continuo a dire, io non sono qua a fare pubblicità a nessuno, qui tutti sono benvenuti, ognuno farà quello che vuole, tant'è vero che non siete stati neanche l'unica, diciamo, realtà professionale del mondo editoriale che io ho ospitato, per esempio Livio Gambarini, ho avuto altre di persone che lavorano in questo ambito. Però sono stati, secondo me, tutti quanti interventi utilissimi, perché ognuno di voi ha portato un suo punto di vista che può essere uno spunto importante. Io ho l'abitudine di ascoltare veramente tante e di leggere anche tante cose perché può essere comunque utile. Però ecco, per fare un esempio, io devo fare, voglio fare un corso di scrittura. Uno potrebbe pensare, in Italia c'è un nome, visto che parliamo di Torino, dato la conoscono tutti, c'è la scuola Holden che forse è una delle più, tra virgolette, gettonate, anche perché giustamente c'è cioè, io ho amici che ci lavorano, quindi lo posso dire tranquillamente, un'istituzione di grandissima professionalità e serietà. Ce ne sono anche altri, ovviamente. Però, ecco, magari, continuo a dire, è difficile, sinceramente, anche sapere dove andare, perché come dicevi tu, vado online, scrivo, per esempio, sulla barra di Google, corso di scrittura, non oso immaginare tutto quello che ne esce fuori, Vabbè, certo, ecco. di tutto e di più. Ma sì, io direi partendo da magari da quelle più note, quelle più conosciute,
Ho notato, sai cosa aiuta un po' a orientarsi? I gruppi di lettori. Adesso ce ne sono a migliaia, anche sui social, si chiede un consiglio, vengono fuori valanghe di consigli di persone che avevano la stessa richiesta e poi hanno fatto dei corsi, si sono trovati bene, hanno imparato. Io stessa ho fatto un corso alla Holden anni fa, ad esempio, e mi ero trovata bene. Ma un altro consiglio che mi sento di dare è di non avere fretta. Allora, quando si ha un manoscritto non bisogna né lasciarlo a marcire dentro un cassetto a fare i funghi, né avere fretta, perché a volte gli autori per vanità si affidano subito a questo vanity publishing e quindi si autopubblicano, hanno voglia di vedere subito in solido tutta la loro scrittura e bruciano il testo perché si autopubblicano, lo mettono su Amazon, ma se quel testo non è conosciuto, non è pubblicizzato, non va sui social. Cioè, è anche importante essere seguiti da un ufficio stampa, da un ufficio stampa che se tu sei all'inizio, alle prime armi, ti apre, come dire, dei canali. Questo è molto importante e io stessa sono ricorsa a un ufficio stampa, ad esempio, quando è uscito il mio thriller. Cioè, bisogna essere umili e non credere, non pensare di fare tutto da sé, tutto da soli, perché si rimane come una goccia d'acqua in un mare a fronte, come dicevo prima, di migliaia e migliaia di titoli. Cioè, non pensare che una volta che la casa editrice ti ha pubblicato ti spinga. Io sento molti autori che poi dopo hanno delle rimostranze, ma la casa editrice non mi organizza le presentazioni, la casa editrice non mi pubblicizza e non sono stato spinto. Cioè, cercare sempre di questa cosa della colpa, no? Di dare colpa a qualcun altro se il tuo libro non è andato bene. Il libro è un prodotto. È vero che si parla di letteratura, ma nel 2021, già da molti anni, il libro è un prodotto e come tale va spinto. Quindi io consiglio questo, di affidarsi a dei professionisti, partendo dall'editing, continuando con l'agenzia di rappresentanza editoriale, affidarsi a un ufficio stampa. Perché diversamente il libro rimane un oggetto che tu vendi a tuo cugino, al tuo collega, ai tuoi amici. E sì, ne avrai un minimo di soddisfazione, però questo non significa, a mio parere, aver pubblicato un libro. Certo, anche perché dicevo all'inizio, pubblicare oggi è fin troppo semplice, direi, nel senso che, guarda, ma neanche, non sto dicendo neanche che necessariamente ricorrendo all'autopubblicazione, tutto sommato io sono reduce dalla Fiera di Roma del libro, più liberi, basta farsi un giro tra gli stand e ti rendi conto, così, io anche semplicemente facendo una semplice passeggiata ho salutato amici che erano lì, anzi è stata Certo. finalmente l'occasione tra l'altro di conoscerli dal vivo, visto che molte persone purtroppo le ho conosciute soltanto virtualmente. E soltanto girandoti per esempio ti rendi conto, cipica, quanti editori, e quelli sono solo quelli piccoli, che ci sono, ed erano una minima parte. Secondo, non mi ricordo, forse ho letto l'ultimo rapporto dell'AIA, diceva che erano un poco meno di 5.000 le case editrici italiane, e poi ci aggiungiamo Sì, l'autopubblicazione, sì, figurati. sì, sì. Non ne usciamo più. Tra l'altro, io non l'ho ancora letto, devo dire la verità, però so che è uscito da poco il rapporto proprio dell'AIE sull'editoria per il 2021, che era una serie No, di io dati avevo che. dato uno sguardo e ho visto che c'è stato un più 11-16% Ah, di bene. pubblicazione di editoria varia, quindi romanzi e saggi, a fronte però di un pubblico di lettori in cui una parte non legge
non chiamiamoli neanche lettori. Certo. Invece l'altra parte di lettori diventa sempre più forte, cioè chi legge legge sempre di più, chi non legge continua a non leggere. Poi mi ero segnato un'altra cosa, ah sì, e poi sempre dal rapporto è venuto fuori che le librerie fisiche si sono riprese e hanno cominciato a vendere più Ah, questo mi delle fa librerie piacere. online, sì. Questo mi fa molto piacere, anche perché io da sempre, da quando tu pensa che iniziai questa rubrica a marzo 2020, quindi sa, periodo che purtroppo tutti ricordiamo, e all'epoca le librerie, come praticamente quasi tutte le attività commerciali, erano chiuse per il lockdown, e io dicevo, so benissimo che in questo momento le librerie sono chiuse, però ricordatevi, questo veniva praticamente dappertutto, che le librerie continuano a ricevere gli ordini e molte si erano organizzate anche per le consegne a domicilio. Quindi, pur essendo chiuse, io dicevo, rivolgetevi alla libreria anche attraverso questo Certo, hai fatto percorso. benissimo. Che Amazon mi perdoni, però, so, voglio dire, io sono anche su Amazon con i miei libri, però dico sempre, se potete, acquistate Sì, in anche libreria. io, Amazon anche ha ragione. Nel momento in cui poi le riaprirono alla fine del io. mese Penso di discorso. aprile. E c'è un'altra cosa che chiaramente le domande che ti potrei fare sono un'infinità, non ci basterebbero giorni, Immagino, però arriveremo a Natale. sì, oddio, non manca neanche tanto poi. Anzi, ricordatevi tra i regali di Natale, infatti, di aggiungere sempre qualche libro sotto Giusto. l'albero. Quello che volevo chiedere, poi io dico sempre per il discorso della lettura, questo l'ho detto anche quando ho parlato mai con i ragazzi delle scuole, quando ho presentato i miei libri là, magari io credo che anche il discorso, allora posso capire che ci sia proprio la persona a cui non piace leggere, ok, però io ho sempre pensato che c'è anche una buona percentuale di persone che secondo me non hanno mai, come dire, trovato il libro giusto per le proprie corde. Io per esempio, ho amici che scrivono libri di fantascienza, gli voglio un mondo di bene, ma ti dicono: offenditi, il tuo libro non lo leggerei mai, perché per me la fantascienza è proprio Sì, quanto mi di piace. più lontano possa esistere dal mio gusto. Però, ecco, se per dire a me che non piace la fantascienza, magari mi avessero sempre obbligato a leggere libri di fantascienza, ti potrei dire anch'io odio la lettura, perché mi fai leggere qualcosa che non mi piace, non mi interessa e mi annoia. Ripeto, parlo del gusto mio, non del genere, che per carità di Dio. Certo. E quindi magari a volte viene anche da pensare quanti ragazzi, visto che secondo me la passione per la lettura si apprende da giovani, forse sono stati, diciamo, indirizzati male, oppure peggio, sono stati obbligati a leggere cose che non gliene poteva fregare di meno, per dirlo in francese, e magari da quel momento in poi hanno detto: ah no, a me leggere non mi piace. Sì, è vero, magari sono stati traumatizzati da qualche lettura, guerra e pace nelle vacanze di Natale, no? Sì, tutto può essere. Devo dire che purtroppo i ragazzi, pensando a mio figlio, leggono sempre di meno, anzi non leggono proprio perché hanno... cioè, purtroppo il cellulare li distoglie, li distrae in continuazione da altre cose, tra cui la lettura. E questo è assolutamente deleterio perché si perdono. Innanzitutto hanno un lessico molto più ristretto di chi legge, perché i giovani vedo che hanno una capacità di termini meno elevata rispetto alle nostre generazioni, proprio perché leggono poco. E poi purtroppo quando ci dicevano a scuola, ok, nelle vacanze leggete 1984 di Orwell e poi fate un tema su questo, e i nostri ragazzi vanno su Wikipedia e trovano tutta la trama di 1984. E scoppiazzano da lì. È diventato veramente arduo, un compito arduo farli leggere. In generale, io consiglierei a un non lettore di entrare in libreria, curiosare tra i titoli, perché c'è sempre, se si esiste, esiste un libro anche per noi.
Parliamo spesso di romanzi, ma quanto sono belli i saggi? Cioè, trovare un saggio attinente alle proprie passioni, alle proprie abitudini o capacità è fantastico. Io 2 anni fa credo fosse uscito Le 5 equazioni che hanno cambiato il mondo, ma per me è stato un libro rivelatorio. Adesso Non lo non, la parola equazione non deve spaventare, ma semplicemente venivano analizzati 5 grandi personaggi come Newton, Einstein, Faraday e adesso non mi ricordo gli altri due, raccontando la loro vita, come erano arrivati alle scoperte scientifiche che ancora oggi studiamo a scuola e utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Cioè, il saggio veramente ti apre un sono orizzonte d'accordo. incredibile. Io ho letto molti Poi saggi sulla religione. E anche lì mi ha dato una visione a 360 gradi sulle religioni, cioè leggere per capire e per quando si esprime un'opinione, pensare, ah, ma quella volta ho letto questa cosa, effettivamente fosse così piuttosto che. E poi tra l'altro io dico anche questo, oltre che io penso alla storia, perché io sono un appassionato di storia, ultimamente mi sono appassionato anche di geopolitica, iniziando a lavorare anche con Nova Lectio, però diciamo che continuo ad avere predilezione per quella materia. E ho sempre fatto l'esempio, guarda, io stasera, oggi registriamo che è il 14 dicembre, 10 giorni alla vigilia manca. A volte non mi rendo conto della data se non quando guardo il calendario. Stasera, per esempio, parlerò nella mia rubrica settimanale di storia dell'URSS, del periodo staliniano. E io dico sempre: quando ti fanno, parlando di storia, un argomento che a me piace, interessa, certe notazioni su certi personaggi, io ho sempre dato questo consiglio. Allora, vuoi avere un'idea di cos'era, per esempio, l'URSS di Stalin? Devi leggere almeno due libri che sono scritti Sì, da due persone che hanno idee politiche sono opposte. completamente Cioè, diverse. leggi il libro scritto da diciamo così, convinto fanatico comunista, tra virgolette, da un convinto e fanatico esponente della parte esattamente opposta. E così probabilmente dopo che li hai letti entrambi ti sarei fatto un'idea. Certo che se continuo a leggere, ecco, soltanto il libro scritto da chi era contro. Oddio, no, che sto parlando del personaggio, diciamo così, col quale si può essere molto d'accordo, però in generale, dico, se io leggessi soltanto quelli che scrivevano in una certa direzione e non gli altri, mi farò sempre una visione parziale. Ecco, parlando della saggistica, questo è importante, ed ecco perché dicevo che io sull'editoria ho sentito tante, tante persone. Io c'è un'altra domanda che ti vorrei fare, che riguarda sempre la scrittura, però diciamo tornerei indietro. Chiamiamola la prima stesura, quindi stiamo parlando di molto prima di arrivare anche soltanto alla correzione delle bozze, neanche all'editing. Ecco, tu che consiglio ti sentiresti di dare ad un autore? Mettiti al computer, butta giù tutto, scrivi tutto quello che ti viene in mente e poi ci ritorni sopra, oppure lavoraci bene prima e durante la stesura? E lavoraci bene prima e durante, perché poi è molto più difficile recuperare le fila di quanto si è scritto. Anche perché molti autori scrivono tantissimo, cioè mi arrivano dei libri da 500 cartelle di Word e come dici tu, buttati giù. Quindi, cioè, c'è da mettersi le mani ai capelli quando buttano giù 500 pagine di Word, dove poi riprendere tutto è un lavoro immenso. Quindi io dico, andate per gradi, sì, avete la foga dello scrittore, vi prende la febbre da scrittura e dovete buttare giù, però almeno finita una parte o un capitolo, rivedetelo. E sicuramente non rivedetelo subito, ma magari il giorno seguente o 2 giorni dopo, perché nell'immediato leggendo leggerete solo nebbia. Però già da subito cercare di scrivere, di centrare l'obiettivo, perché dopo diventa complicato, laborioso, anche noioso.
E il risultato può non essere centrato. Certo, benissimo, credo che abbiamo offerto tanti spunti interessanti. Ti volevo chiedere in chiusura se i libri che abbiamo visto sono tutti quanti ancora disponibili per l'acquisto, rigorosamente in libreria, se potete. Sì, sono disponibili se proprio non li trovaste in libreria. Adesso sicuramente, vabbè, parlo per i piemontesi e per i turisti. Questa c'è, Guida Curiosa ai luoghi insoliti del Piemonte. Ah, E ok. in lockdown ero in giro con il mio tesserino da giornalista perché a me non piace far copia e incolla dal web, ma devo andare io a scovare i posti. E devo scrivere quello che ho visto, quello che ho scoperto. E poi sì, sono tutti disponibili nelle librerie, assolutamente. Io, pur amando moltissimo, anzi quasi esclusivamente il formato cartaceo, faccio sempre la domanda per correttezza se ci sia anche l'ebook di questi libri che abbiamo visto. Sì, c'è l'ebook di tutti, purtroppo non c'è proprio del thriller perché Castelvecchi non mi ha fatto l'ebook. Sono stati cattivelli e quindi non c'è ed è No, no, importante che ci sia. Ecco, io certo. vedete come mi sono comportata un po' da profana perché quando firmate un contratto è molto importante che ci sia l'ebook oltre alla pubblicazione in cartaceo. Perché comunque è anche quello, oddio, guarda, purché si torni a leggere, pure io che amo la carta, va benissimo anche l'ebook, leggete anche l'audiolibro per dire, ecco, tu prima hai citato 1984, io 1984 è il primo libro che io ho, diciamo, in questo caso dovrei dire ascoltato invece che letto Sì. in audiolibro, però devo dire che è stata una bella esperienza anche perché la voce narrante in questo caso era... Tra l'altro, chi volesse è disponibile anche su YouTube gratuitamente, quindi giusto perché è un libro che trovo che abbia anche una certa attualità, mettiamola così. Io non parlo mai in questo mio canale di cose legate a certe questioni, però comunque sia, è vero che tanti libri e con la lettura apre la mente, c'è parecchia Sì. gente che avrebbe bisogno di un po' di apertura mentale, almeno di capire che esistono idee diverse dalle proprie, senza per questo infervorarsi troppo. Assolutamente. Questa è, diciamo, la mia notazione, ma vale per tutto e assolutamente in generale. Daniela, grazie, è Grazie stato molto interessante e credo che abbiamo aperto anche Paolo. tanti spunti molto interessanti appunto sull'editoria, sui tuoi libri, in questo caso che ricordo Sono contenta. che sono disponibili anch'io davvero molto. Grazie a tutti e niente, ci vediamo domani, perché domani avrò una nuova ospite, e anche sabato, in realtà questa settimana faccio lavoro triplo. Va bene. E ci vediamo anche, ricordo, il martedì alle 21, il mio appuntamento per le dirette dedicate alla storia, che poi sono disponibili anche su questo mio canale. Grazie ancora, Daniela, buona serata. Grazie a te Paolo, buona serata e buon lavoro. Ciao ciao ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao.